abbiamo tutte le nozioni che ci servono per affrontare il trasporto in atmosfera. Vi faccio un piccolo disegno qui a lato per chiarire la situazione. Qui abbiamo una superficie evaporante. Qui dentro c'è dell'acqua. Questa superficie evapora. In prossimità della superficie ho un certo contenuto di vapore. Questo contenuto di vapore che cos'è? È star, forse sto scrivendo in piccolo, che è solo funzione di T. Lo scrivo più in grande. E star, che è star funzione di T, che è la pressione di vapore all'equilibrio, tensione di vapore o pressione e saturazione, tutti i termini che uso in contemporanea. In generale, nell'atmosfera ho un'altra tensione di vapore e la condizione di flusso che metto qua, anzi la scrivo in qua, che cosa sarà? Sarà un'equazione di diffusione e in particolare avrò per esempio che la variazione teta V su dT, no, teta V, la variazione della massa d'acqua MV doppio sarà proporzionale a che cosa? Al flusso di vapore, e questo flusso di vapore sarà, se questa la chiamo Z, a D su DZ per il coefficiente di diffusione, per D su DZ, sembra una E, D su DZ di che cosa? Di E. Questa è la condizione di flusso che io pongo qui alla base. Quando però sono un po' distante, questa condizione vale nel primo straterello vicino alla superficie. Che si chiama layer viscoso, strato viscoso. Viscous layer, strato viscoso. Quanto è grande questo strato viscoso? Generalmente è molto piccolo, è una funzione della scabrezza della superficie, può essere anche pochi centimetri per modo di dire, ma può essere anche parecchi metri, perché se per esempio abbiamo delle piante, questo strato viscoso può essere relativamente grande. Sopra qua che cos'è che abbiamo? Sopra qua abbiamo moto turbolento. Qual è la funzione del moto turbolento? Nel moto turbolento ha la funzione di asportare
di asportare via vapore acqueo dallo strato viscoso e anche dagli strati successivi, evidentemente, che tanto in maniera molto efficiente. Per cui questo, anche questo gradiente qui che vedete in questa equazione, cioè il gradiente di E, qui è sempre stata più o meno fissa finché c'è qualcosa che evapora. Sopra c'è una certa E, ma questo E tende ad essere molto basso perché la turbolenza è molto efficiente ad estrarre il vapore acqueo, a meno che naturalmente adesso faccio implicitamente l'ipotesi che l'aria che arriva con la turbolenza sia aria secca. Naturalmente potrebbe arrivare anche aria umida e in quel caso ci può avere anche deposizione di vapore. Per cui alla fine le leggi di trasporto dell'evapotraspirazione, che sono viste tutte insieme in idrologia, tengono conto in maniera rilevante dei fenomeni di trasporto turbolento e spesso non tengono conto di questo limite che c'è nel trasporto, nella creazione del vapore, della superficie evaporante. E comunque adesso li andiamo a vedere. William Butler Yeats è un poeta che è famoso perché aveva queste poesie in particolare sui vortici, e quindi l'ho citato qui. Questa in realtà è una previsione un po' escatologica, no? Perché dice tutto gira e i vortici si allargano, il falcone non può più dire falconiere e le cose cadono, si distruggono, il centro non può rimanere. Si può prendere come una descrizione della turbolenza, ma si può prendere anche come una descrizione di certi eventi che in quel caso potevano essere, per esempio, l'approssimarsi della prima guerra mondiale. Come lo trattiamo? La turbolenza è dominata dalla turbolenza, cioè l'evapotraspirazione è dominata dal trasporto turbolenza. Il fenomeno della turbolenza è molto complicato e noi lo trattiamo in un modo molto semplificato. In effetti in questo campo sarebbe lavoro per tutti negli anni futuri. Quello che noi usiamo è le formule sono più o meno le stesse delle slide che avete voi. Cambiano i colori, queste cose qua, sono queste qualche spiegazione in più nella parte in inglese. Quello che noi usiamo è una teoria semi-empirica di Prandt che ha 100 anni. Quando, per esempio, risolvere le equazioni del Navier-Stokes con metodi diretti era ben al di là delle possibilità concepibili. La teoria di Prandtl in pratica arriva a dire che il trasporto turbolento è proporzionale a quella quantità che vedete segnata lì, rho, dove rho è la densità dell'aria, in questo caso Q', che è la componente fluttuante della velocità turbolenta nella direzione verticale, e asterisco primo è una qualsiasi delle quantità che vedete elencate sotto. In particolare, se asterisco primo è un primo, voi avete un prodotto di due velocità, rho U' U', e questo ha le dimensioni di una quantità di moto. In questo caso il trasporto è un trasporto di quantità di moto. Vedete anche una barra, perché queste sono le fluttuazioni, ma queste fluttuazioni sono mediate in questo caso nel tempo.
Il secondo caso, vedete anche che il trasporto di quantità di moto, a parte il segno meno, che qui è rilevante, non contiene nessun coefficiente davanti, cioè contiene il segno meno, non ha la densità e nessun coefficiente, mentre in realtà dovrebbe, poi comparirà un coefficiente. Se al posto di asterisco primo ci metto la temperatura, quello che trasporto è la temperatura. In questo caso si chiama trasporto di calore sensibile. Di nuovo, trasporto di calore sensibile è un modo di chiamare le cose un po' ottocentesco. In realtà quello che sto trasportando è energia termica, trasporto turbolento di energia termica, o di entalpia potremmo chiamarla in termini moderni. Qui compare una costante, no, deve costante una, eventualmente una costante davanti, un coefficiente che si chiama C con P, che poi noi metteremo uguale a 1. Se invece al posto di asterisco c'è Q', cioè l'umidità specifica, ma avrei potuto mettere, facendo gli opportuni cambiamenti di costanti, la pressione parziale del vapore, la fluttuazione della pressione parziale del vapore, allora ho il trasporto di acqua. Questi sono i risultati di questa teoria, ma come si arriva a questa teoria? Si arriva da questa teoria sempre dalla solita origine, la legge di Navier-Stokes, che vi ho già scritto l'altra volta, ma voi conoscete anche, no? Qui a sinistra abbiamo F uguale MA. E a destra abbiamo le forze che agiscono, meno la divergenza di P, che sono le forze di superficie. Più F sono le forze di volume. Per esempio potrebbe essere la forza di gravità, che magari si trascura in questi casi. In mezzo c'è un altro termine che è la divergenza di un T, che è un tensore degli sforzi, che rappresenta la modalità di trasmissione della quantità di moto tra particelle di fluido vicine tra di loro. Poi sapete la storia, la conoscete dalla meccanica dei fluidi, qui al posto di T si sostituiscono gli sforzi di Newton e si ottiene l'espressione che conoscete dell'equazione di Navier-Stokes. Cosa significa la teoria di Prandtl? La teoria di Prandtl significa che si trascura il termine de usu de ti, che si trascurano i termini, qui si trascura, il secondo termine è sbagliato perché sarebbe de usu de ipsilon, però si trascurano le componenti variabili dello spazio, si assume quindi che la turbolenza sia omogenea e sia isotropa, si trascurano che ci siano variazioni di pressione. E si trascura praticamente quasi tutto dell'equazione di Navier-Stokes, che qui è stata scritta, rimangono solo dei termini fluttuanti perché avevo preso prima la briga di decomporre la velocità che compaiono alle equazioni in un termine medio, che sono quelli U, V doppio e V, e un termine fluttuante, U primo, U primo. Quindi la semplificazione che noi facciamo usando la teoria di Prandtl è molto grande. In particolare quello che succede è che appunto U' e V' sono considerati costanti. Allora, se ho U' e P', ho V' e P'. Nella teoria che si usa si fa un'ulteriore semplificazione.
Alle fluttuazioni si sostituiscono dei gradienti spaziali. Funziona o non funziona? Diciamo che sperimentalmente qualcuno ha visto che questo può essere una soluzione ragionevole, in cui entro certi termini le fluttuazioni, in questo caso delle due quantità, V', la velocità verticale, e D', la temperatura verticale, possono essere sostituite con la variazione spaziale della velocità media e della variazione della temperatura media, sempre spaziale, moltiplicata per un coefficiente che viene chiamato coefficiente di Stanton. Se invece ho V', cioè quindi ho la quantità di moto, io ho il trasporto di calore sensibile, la quantità di moto, un altro coefficiente che si chiama coefficiente di drag o di resistenza, per il gradiente in questo caso di che cosa? Del quadrato della velocità media orizzontale. Se invece ho Q', cioè l'unità specifica, qui ho un terzo coefficiente che si chiama Dalton number, in funzione proprio di Dalton, per ρ, per delta U, vabbè, delta U lo sostituisco a delta V perché le fluttuazioni in tutte le direzioni le assumo isotrope, quindi la fluttuazione anche in verticale la assumo proporzionale al gradiente della velocità orizzontale. Per il gradiente, che qui ho scritto come delta, peraltro, dell'unità specifica. Due passaggi importanti. L'altro passaggio che faccio è che dico, beh, va bene, a fin dei conti la temperatura e anche l'umidità sono due oggetti trasportanti, sono così, per così dire, dei traccianti passivi. Traccianti passivi significa sono trasportati e non alterano la quantità di moto. Allora, nell'ambito di questa ipotesi, posso in realtà sostituire, invece di considerare tre coefficienti diversi, in prima approssimazione posso considerare per tutti lo stesso coefficiente. Dopodiché, io ho appena fatto da revisore di una tesi di dottorato in cui si mostra che questi coefficienti sono anche molto diversi tra di loro in realtà. Ma facciamo finta di niente. Io queste cose ve le dico, ma intanto facciamo finta di niente, perché questa è la teoria corrente. Se io dovessi cambiare uno di questi elementi, cambiano poi i risultati di conseguenza. E quello che voglio che voglio che voi siate consapevoli che sì, noi utilizziamo i risultati che poi io otterrò, questo è quello che la disciplina richiede in questo momento, le ipotesi sui quali tutto questo si fonda possono essere messe in discussione per vedere che cosa cambia, che cosa succede. In effetti, per esempio, io avevo già ottenuto un risultato allora sulla tau, cioè gli sforzi tangenziali dovuti, ed era che ρ', U', V' è uguale a una costante. Del resto ρ', in realtà avevo ottenuto che V', U' era una costante. Però se la moltiplico per ρ e considero ρ una costante, è sempre una nuova costante. Allora, ρ', la ridefinisco in modo attraverso una nuova quantità che io introduco, che chiamo velocità di attrito o friction velocity, e che di solito nei testi anche di meccanica dei fluidi è indicata con un star al quadrato. Appena prima, però, nella pagina precedente avevo applicato questa semplificazione di Prandtl, in cui ho detto, ma al posto di U' e V' posso sostituire anche il drag number, che poi io chiamo C e non CD, per il gradiente al quadrato della velocità media. Quindi ho queste due equazioni, se le metto al sistema,
ottengo che il CD, che è uguale al C che vedete sotto, questo è uguale a 2 star al quadrato diviso la velocità media al quadrato. Non è che abbia guadagnato tantissime conoscenze, perché U star al quadrato per me, mentre la velocità media U barrato la posso misurare, posso pensare che vado lì e misuro la velocità del vento, soprattutto quelli che fanno meteorologia o il corso di fisica dell'atmosfera, hanno qualche consapevolezza di questo fatto, che cosa sia da U star ancora non lo so. Diciamo che finora ho solo reimpostato il problema. E effettivamente che cosa sia la U star? Deriva dall'analisi di quello che succede quando, per esempio, io faccio scivolare un fluido su una certa superficie. Allora ho un tubo con il fluido che ci va dentro, che si muove in modo turbolento, e posso vedere come il fluido si comporta in prossimità della parete. Per fare le cose semplici, qui prendo un piano indefinito e ci faccio muovere sopra un fluido. Beh, c'è una prima parte che si chiama attaccato proprio alla superficie. Quello che succede è quello che vedete scritto anche qua, si chiama sublayer, strato, sottostrato viscoso, che era quello che vi avevo indicato di là. Qui il moto va di moto laminare, la resistenza è lineare con la quota, la velocità cresce linearmente, è zero, c'è una condizione di non slip, di non scivolamento sulla superficie, la velocità aumenta linearmente, qui non aumenta linearmente perché la scissa non è lineare. Poi c'è uno strato intermedio e poi c'è un grande elemento in cui la velocità media va come il la velocità media aumenta, sembra come il logaritmo. E quindi si dice che la velocità media dopo il substrato superficiale aumenta logaritmicamente. Lo si chiama profilo logaritmico della velocità. Ora non vi dico, questa teoria ha 100 anni, sono stati fatti milioni di esperimenti. Negli anni, diciamo una ventina di anni fa, è stata posta anche in dubbio che fosse un profilo logaritmico. Diciamo che di recente, a partire dalle equazioni di Navier-Stokes, alcuni cinesi hanno trovato una formulazione rigorosa per mostrare che effettivamente c'è una velocità in quelle condizioni di equazioni da Navier-Stokes, in quelle condizioni di simmetria che sono rispettate da un piano indefinito, ha un profilo logaritmico in un certo intervallo di altezze di quote. Dopo succede quel che succede. Nella nostra notazione, il fatto che ci sia un profilo logaritmico che noi possiamo prendere come un dato sperimentale, perché se vi dovessi mostrare la teoria su cui hanno lavorato questi matematici cinesi, sarebbe un po' complicata. E diciamo che nella nostra notazione possiamo scrivere che la velocità è uguale a U star, che è la velocità di attrito, diviso K, che è la costante di von Karman, che anche questa è una costante un po' ballerina, è circa 0,41, però qualcuno l'ha misurata 0,39, altri l'hanno misurata diversamente, per il logaritmo di z meno zd diviso z con 0, dove z è la quota misurata a partire dalla superficie di separazione, che per noi è la superficie del terreno, o la superficie di una foglia in realtà potrebbe anche. Però per noi, insomma, è una scissa da cui prendiamo la superficie, lì ve l'avevo disegnata, lo zero è sulla superficie. Z con D è un altro elemento che si chiama zero displacement, il logaritmo di zero è meno infinito, quindi io non posso far partire questo logaritmo
questa funzione logaritmica dallo zero, devo far partire da una certa quota diversa da zero, e questo è quello z con d. Lo z con 0 che sta sotto invece è la scabrezza del mio sistema. Scabrezza del mio sistema che è legata dal tipo di superficie in cui io considero il mio moto. Se ho per esempio una superficie come questa del tavolo che è molto liscia, la scabrezza sarà dell'ordine di cosa? Di qualche decimillimetro forse. Forse meno, forse un centimillimetro. Se avessi dell'erbetta sarebbe di qualche centimetro. Se ci pianto degli alberi è dell'ordine di qualche metro. In corrispondenza allora di quella formula che abbiamo sotto, posso invertire la formula e ottenermi finalmente un'espressione nota per Eustache. Perché il mio problema è che prima avevo ridefinito tutte le quantità in funzione della velocità di attrito, però non avevo una espressione per la velocità di attrito. Per provare un'espressione della velocità di attrito devo fare ricorso o a tutti questi esperimenti che mi dicono che il profilo di velocità è logaritmico, oppure a questa teoria che mi semplifica l'equazione di Navier-Stokes. Questo implica che il mio coefficiente di drag è uguale, essendo uguale a Eustache diviso la velocità media, è uguale a k quadro diviso logaritmo al quadrato di z meno z0 diviso z con d. Ci sono due quadrati, vedete. Se questa la sostituiamo nella formula iniziale, troviamo meraviglia delle meraviglie, delle cose che cominciano ad avere un senso. Cioè, otteniamo che lo sforzo tangenziale al fondo su una superficie è rho per c per 1 al quadrato, dove c è l'espressione che vedete sopra. Quindi, in funzione della velocità media, so calcolare qual è lo sforzo al fondo. Faccio degli errori comunque. Il trasporto di calore sensibile, anche questo lo so calcolare a questo punto, perché al posto di C sostituisco la formula. Il calore sensibile qui dipende, poi ci devo aggiungere un Cp, perché il Cp, qui sto trasportando il calore sensibile, che cos'è? È un'energia che sto trasportando, forse ve l'ho fatta già vedere da qualche parte. Per ottenere l'energia di una certa massa di materia, come faccio? Nelle altre slide, che sono quelle in italiano, l'ho scritto di sicuro come faccio, perché voi sicuramente ricordate la formula E uguale a mc quadro. Cosa mi sta a significare E uguale a mc quadro? E uguale a mc quadro è l'energia posseduta da una massa, da una certa massa. C è la velocità della luce. Il fatto che io scriva l'energia della massa come questa, significa che in qualche modo sto studiando dei problemi in cui posso effettivamente convertire le masse in energia, cioè sto parlando di fisica relativistica. Nel nostro caso, comunque, una massa ha una sua energia. In questo caso potrei scrivere che l'energia interna che avete visto prima, invece di scriverla come l'ho scritta prima, la posso scrivere in un altro modo. La posso approssimare, per esempio, come ad essere uguale ad un'altra quantità che chiamo entalpia, che di solito si scrive con H, ma e quindi dico, la scrivo con un H storta, e questa è uguale ad un'entalpia di riferimento più una certa quantità
Beh, questa entalpia di riferimento maiuscola, una certa quantità che è pure maiuscola C, che è la capacità termica per T meno una temperatura di riferimento, dove T è la temperatura e T è la capacità termica. Questa si chiama capacità termica. E questo si chiama entalpia. Quindi in funzione quando io sposto una massa, sposto anche un'energia, quanta? Se non cambia di stato, l'entalpia di riferimento non c'è. Se di questa massa cambia solo la temperatura ma non lo stato, la sua energia è proporzionale a Cp. E quindi compare questo spiega il Cp che compare qui. Alla variazione di temperatura, questo U deriva dal W, questo T0 meno TZ deriva dalla sostituzione della fluttuazione del subgradiente spaziale. Per quanto riguarda invece l'evaporazione, ottengo quest'altra formula. Qui a W sostituisco U. Invece a Q' sostituisco, beh, il coefficiente di nuovo che è questo qua che vedevo prima, sempre il solito, e a Q' sostituisco il suo gradiente spaziale, Q di Z0 meno Q di Z. Quest'ultima espressione che io ottengo si chiama equazione di Dalton. In idrologia, ma se voi cercate equazioni di Dalton da qualsiasi altra parte, voi trovate come equazione di Dalton quella che vi ho enunciato nelle ore precedenti e che era quella relativa alle somme parziali delle pressioni parziali, che la pressione di un gas è uguale alla somma pressione di una miscela di un gas è uguale alla somma delle pressioni dei suoi costituenti. Qualche volta, invece di usare C, viene usato il suo inverso, che si chiama in questo caso resistenza aerodinamica. La C sembra una conduttanza e la R come una resistenza. Comunque che sia che si parli in termini di conduttanza aerodinamica o di resistenze aerodinamiche, questa è l'espressione che otteniamo. Se stiamo parlando dell'evaporazione, possiamo fare un salto ulteriore. Invece di usare l'umidità specifica, possiamo usare il rapporto di mescolamento. Rapporto di mescolamento che esprimo in funzione delle pressioni parziali come epsilon E diviso P come abbiamo mostrato prima. A questo punto abbiamo quest'altra forma della legge di Dalton in cui al posto dell'umidità specifica ho sostituito le pressioni parziali. Queste pressioni parziali, così come quelle per la temperatura che avevate visto prima, sono calcolate in due punti diversi. E di Z0 è la pressione parziale misurata sulla superficie. Se è una superficie evaporante, questo E di Z0 è E star di Z0, cioè è la pressione alla saturazione, quella data dalla legge di Clausius-Clapeyron. E questo è di Z, invece ho la pressione che io ho una certa quota che dipende dalle dinamiche che si sono verificate.
Se vogliamo utilizzare queste formule, un passaggio essenziale è quello di avere un criterio per stabilire quali sono le resistenze. Allora, vi devo già avvertire comunque che quando stiamo parlando di evapotranspirazione stiamo un po' brancolando nel buio, nel senso che tutte queste, la teoria, avete visto quanto semplificata è. Abbiamo utilizzato la teoria di Frank, che è delle equazioni di Navier-Stokes, tutta via tutto. Però lo stesso dobbiamo determinare i parametri. Per esempio, per determinare ZT e Z0, questi sono di solito presi come uguali, questa è una ricetta, come proporzionali alla altezza della vegetazione rispetto alla quale che c'è sulla nostra superficie, o comunque l'altezza delle scabrezze sulla nostra superficie. ZD viene preso come 0,7 l'altezza della vegetazione e Z0 come 0,1 l'altezza della vegetazione. Qui c'è un riepilogo di tutte le quantità che compaiono. E penso che per oggi potremmo anche fermarci qua.